Nel luglio scorso hanno conseguito il diploma con 100 centesimi, un vero e proprio esempio per tutti gli alunni che frequentano l'Istituto Tecnico Industriale Morselli di Gela. E questa mattina, nell'ambito di una cerimonia, il dirigente scolastico li ha voluti premiare. Loro sono Giuseppe Traniti e Andrea Trebbiani. Consegnate targhe ed un assegno di 200 euro ciascuno. Diciamo che è un po' la premiazione di un lavoro che è durato molti anni, quindi nel triennio ho lavorato molto. Anche se non me l'aspettavo, diciamo, perché sembra una cosa inaspettata, però è stato davvero un piacere ricevere questo attestato. Io ho visto sempre la scuola non come un'istituzione, non come qualcosa di esterno, ma come una cosa interna a me. Quindi vedere che tutti i professori comunque mi abbiano reso così, sono stati loro che mi hanno reso tale, quindi io devo a loro molto più di qualsiasi cosa che esista per me. E ora con un'azienda sto facendo un corso, è un corso di saldatura speciale che poi dopo questo corso mi assumeranno. E io entro questa settimana mi iscriverò al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica per continuare il percorso che ho iniziato. Visibilmente soddisfatto il dirigente scolastico, bisogna dare merito, ha detto, a chi eccelle a scuola. Noi li abbiamo sostenuti nel percorso di formativo che hanno fatto negli anni e li abbiamo premiati quando hanno partecipato a gare e concorsi, e adesso siamo grati a loro per aver portato e per portare alto il nome di questa istituzione scolastica, per averci contaminato con la loro educazione, con la loro passione. Siamo grati anche alle loro famiglie, e questo è il significato della manifestazione di oggi. Quando all'inizio dell'anno il dirigente e i docenti diciamo che teniamo a tutti e a ciascuno, questo è vero, lo abbiamo manifestato. Compito dei docenti e del dirigente è quello di scoprire i talenti di questi studenti, di sostenerli e di valorizzarli. E secondo me non è di poco momento il fatto di poter dare anche uno stimolo, un input agli altri studenti.